Lizzano ha finalmente il suo centro per la famiglia e il sostegno alla genitorialità, un luogo di ascolto, sostegno e condivisione con una particolare attenzione ai bambini. Si chiama Il Villaggio. A gestirlo sarà la cooperativa sociale del Vais, attiva sul territorio ionico da oltre 7 anni. In questa nuova struttura, ubicata in un'ala del convento di San Pasquale, il personale della cooperativa operava già nel nido, nella scuola dell'infanzia e nel centro polivalente per minori. Si svolgono anche attività di informazione, sostegno e formazione a favore delle famiglie affidatarie adottive, di mediazione e consulenza familiare, di sostegno alla genitorialità, sia individualmente sia in gruppi di mutuo aiuto. È fondamentale che la famiglia sia sempre più artefice del proprio benessere. Le politiche alimentari sono e devono essere il nuovo settore delle politiche sociali. Perché? Perché è fondamentale prevenire l'insorgenza di determinate malattie. Oggi, più che mai, occorre essere al passo con i tempi e soprattutto responsabili di ciò che si fa. Per celebrare questo evento importante per la comunità di Lizzano e del suo territorio, Edelweiss ha organizzato venerdì il convegno Le famiglie al centro, occasione di riflessione e approfondimento su criticità ed esigenze affrontate ogni giorno dagli operatori del villaggio. 6 relatori hanno analizzato le problematiche dell'Istituto della Famiglia in chiave storica e di attualità, fino ad esaminare le politiche sociali attuate a sostegno dei nuclei familiari a livello nazionale, regionale e territoriale. 5 workshop hanno animato la seconda parte del convegno, concluso da una tavola rotonda. La cooperativa sociale del Vais, nata nel 2009 per iniziativa di un gruppo di persone che già operavano nel sociale, da subito si è caratterizzata per i servizi rivolti ai minori, dalle attività ludiche a quelle educative e didattiche. La cooperativa del Vais è un gioiello della Confcooperative, la presenza femminile è predominante perché vi è la passione, il cuore, il sentimento. La Confcooperative lotterà perché queste iniziative abbiano il massimo successo. Gli operatori hanno accompagnato disabilità, disagio scolastico, lutti, bisogni vari, entrando sempre più nei sistemi familiari, orientando, consigliando e ascoltando. Hanno così sperimentato quanto sia importante per le famiglie, soprattutto quelle in difficoltà, avere a disposizione un luogo di ascolto.